Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Altair e oggi vi spiegherò come andare avanti sulla storia della stagione 17. Prima di continuare con il video però vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti a tema Destiny 2 e per potermi supportare con il canale. Per andare avanti con la storia dovrete portare avanti l'impresa Vincolo del Tormento e per farlo dovrete raggiungere il 500 ottenendo la vestigia del terrore, nonché il nuovo materiale ottenibile nel Leviatano. Questo materiale lo si può ottenere in due modi. Il primo che consiglio è quello che dà tanti materiali, che sarebbe la modalità contenimento, nonché l'evento pubblico inserito in questa opzione per chi vuole farlo. Mentre il secondo metodo è quello di andare in giro per il Leviatano e raccoglierlo, ma è un po' lenta come cosa da fare e non ve la consiglio. Una volta che avrete raggiunto il 500 di Vestigia del Terrore, l'impresa si aggiornerà chiedendovi di completare i vari livelli di contenimento incubi, nonché la nuova attività e di fare la presenza vincolata. Quest'ultima si può sbloccare a fine dell'evento depositando sull'amuleto rosso il 500 di Vestigia del Terrore che precedentemente abbiamo fatto. Facendo questo otterrete delle ricompense e riuscirete ad andare avanti con l'impresa. E anche qui si aggiornerà di nuovo l'impresa e vi chiederà di unirvi al Corvo per eseguire il rituale di recissione a bordo del relitto del Leviatano e per poterlo fare vi basterà andare sulla Luna e di lato al Leviatano avrete l'impresa recissione. La mia spiegazione termina qui ragazzi, godetevi il video e spero di esservi stato aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non sia stato chiaro, scrivetemelo nei commenti e vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Benvenuti nelle viscere, guardiani. La missione è semplice, ma non per questo meno infida. Dobbiamo recidere la connessione di Kalus alla piramide. Dovrete seguire la via per il luogo di recisione e piazzare degli amplificatori. Corvo, come sopra sul Leviatano, gli incubi si manifestano anche sotto. Il tuo assume la forma di Uldren Sob. Resistigli. Ogni amplificatore rafforza la recisione nella connessione del Leviatano all'oscurità. Comitato di benvenuto lì a lista più avanti. Forse c'è modo di aggirarlo. Il viaggiatore ti ha fatto rinascere per questo? Siamo assassini. Non ripudiarlo. Uccido solo se necessario. Giusto. Ammazzi solo chi se lo merita. Come l'opzionico di Kayaton. Quello è stato un errore. Un errore. Per fortuna vi ha rimediato Saladin, proprio come faceva Mara.
Più avanti c'è una barriera. Le spore del guscio consentiranno il passaggio. Abbiamo entrambi incontrato resistenza, guardiana. Dubito che abbia avuto problemi quanto te. L'ho vista all'opera. Almeno io non sono morto. Dai la resurrezione per scontata. Ricordi come implorammo Mara di salvarci, di renderci insonni mentre scivolavamo via dall'esistenza. Ma non stai mai zitto. Guardiana, è il tuo secondo amplificatore. Bene. Il corvo indossa bene la maschera dello stoicismo, ma so che il suo incubo lo sta logorando.
Dunque, guardiana, il corvo vuole essere me oppure teme di esserlo già? C'è una terza opzione? Struggersi nel miserabile limbo della tua vita? Gli infami ti trascineranno nella mia, prima o poi. Quegli elixni meritavano di riposare in pace. Io non avrei mai agito come te. Li abbiamo fatti rinascere, dato loro una seconda occasione. Pensavo che appoggiassi le seconde occasioni. L'energia d'arco è stata deviata attraverso un condotto vicino. Da dove venivano quegli infami? Te l'ho detto. I nostri figlioli prodighi che tornano al padre. Non li senti che chiamano? Perché ci hai abbandonato? Quanto risentimento! Ci puoi scommettere? Avevi tutto e l'hai mandato in fumo per lei! Dalle ceneri sei risorto tu, un guardiano, nobile, ammirato, perfino da lei. Sono pronto a finirla qui. Per questo hai cercato tanto di ricordarti di me, uccellino? Per poter mettere Uldren al rogo e dimostrare la tua indipendenza? È la cosa giusta da fare. Devo farlo. Quanti fallimenti nel fare la cosa giusta prima di accorgerti che il nostro fervore ci si ritorce sempre contro. Mara ti aveva completamente in pugno. Tutto ciò che faccio è perché lo voglio io. Certo. Il risultato è lo stesso, no? Ti sei fatto a brandelli finché della tua umanità non è rimasto più niente. E ti è piaciuto. Eccola la differenza. Ti prego, eviteresti questi piagnucolosi moralismi con lo sprone giusto. Ci sei già andato vicino. Ecco perché scappi. Io non scappo. Vedremo. Il nostro retaggio chiama. Padre. Yeah.
terribile lama si manifesta dalla mietitrice. Aiuto! Non è un duello, Corvo. Accetta le sue parole. Ignorali, superale. No! No. Mi divertirò a estirparlo dal mio io. Provaci. Rimetterò radici ancora e ancora finché non avrai altro che me. Io... Eris, che cosa faccio? Ritirarsi non è una debolezza. Respira. Riproveremo. Datti tempo. Scusa se ti ho deluso. Sei qui per dirmi che non è colpa mia? Ciao, guardiana. So che è colpa mia. Puoi fare a meno di confortarmi con qualche banalità. Scappo dalla verità da fin troppo tempo. Ricordi? Quando sono arrivato alla città e ho raccontato tutte quelle bugie su chi ero o da dove venivo. Niente di male, giusto storielle per tenere... la verità a distanza. Diciamo per riempire gli spazi vuoti. Quando poi ho saputo, ho ricordato che Uldren faceva lo stesso. Metteva in giro voci, raccontava le sue avventure in pubblico, insinuava dubbi in Mara per veder diffondersi queste storie. Siamo la stessa persona. Perfino nell'istinto. Ce l'ho nel sangue. Pensavo che avrei potuto farcela. Pensavo che avrei potuto dimostrare a Zavala, Kayatol, a te e a tutti che ero migliore di lui. Ma le bugie... hanno le gambe corte. Ehi. Dobbiamo parlare. Non è un buon momento. Non è mai un buon momento. Sono settimane che cerco di parlarti e tu continui a evitarmi. Non posso. Non è... Amanda... Da quanto tempo lo sai? Da quanto tempo sai chi eri? Finiamola.
Finiamola qui. Non ho tempo per queste cose, per te, per nulla. Aspetta, avevo paura, ho paura. Più di una volta mi hanno ucciso per qualcosa che non ho. Tu non capisci? Ci tenevo a te e tu non mi hai mentito. Indossavi la maschera, mi nascondevi i tuoi segreti e fingevi di essere mio amico. Amanda, io sono tuo amico. No, no che non lo sei. Un amico ce l'avevo e tu l'hai ammazzato. Pare che la situazione sia molto più complessa di quanto pensassi. Il Leviatano è diventato una propaggine della piramide lunare che canalizza i sentimenti di vergogna e rimpianto nella realtà. La piramide utilizzava questo espediente come sistema di sicurezza per impedire eventuali manomissioni, ma sul Leviatano. La cosa è intenzionale, malevola. La diffusione degli incubi sul Leviatano potrebbe minacciare la Terra e non solo. Il legame di Kalus con la piramide è pericoloso per tutti. Il corpo non era pronto ad affrontare i suoi demoni quando abbiamo tentato la recisione. E anche se potrei riuscire a consigliarlo per la prossima sfida, ci vorrà del tempo. Dovresti tornare sul Leviatano. Continua a mietere gli incubi e a sventare i piani di Kalus.